Salve a tutti e ben ritrovati ad un nuovo unboxing da parte di extremehardware.com. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione al Day One il nuovo mouse da gaming wireless Corsair Qatar Pro Wireless. È un nuovo mouse da gaming che va ad ampliare la gamma di mouse wireless dell'azienda californiana. Partendo dalla confezione possiamo trovare nella parte frontale l'immagine illustrativa del mouse, ovviamente il logo del brand, il modello del mouse, l'icona che ci ricorda la tecnologia wireless proprietaria Corsair Slipstream e l'icona relativa a software di gestione Corsair EQ con cui potremo integrare e personalizzare il mouse in questione. Nel retro della confezione troviamo diverse caratteristiche riportate in diverse lingue, tra cui l'italiano, un'ulteriore immagine illustrativa che troviamo anche nel lato. E nel lato di destra troviamo questo motto Win Without Wires, quindi ci lascia intendere che non ci sarà differenza di prestazioni tra un utilizzo di un mouse classico con cavo e questo qui con tecnologia wireless, oltre che tecnologia Bluetooth 4.2 per aumentare la compatibilità di utilizzo del mouse con i vari dispositivi. All'interno della confezione troveremo velocemente, in modo del tutto classico, un quick start guide, un libricino riguardante informazioni di sicurezza e una warranty guide, quindi classica manualistica. A seguire troviamo una batteria di tipo stilo AA per appunto alimentare il mouse. Grazie a questa batteria potremo raggiungere un'autonomia di circa 135 ore, con l'illuminazione standard del mouse, che è un'illuminazione di tipo RGB singola zona. A seguire troviamo il ricevitore USB wireless 2.4 GHz ed infine troviamo il mouse stesso, che è il Corsair Qatar Pro Wireless. Dando uno sguardo da più vicino, posso sicuramente dire che mi ricorda molto, molto il Logitech G305, grazie a questa forma, diciamo, un po' affusolata sia nella parte frontale sia in quella posteriore. Lo possiamo vedere, diciamo, anche dai lati. Colorazione total black, una verniciatura soft touch. Leggermente rugosa per quanto riguarda la struttura in plastica del mouse, linee molto pulite e semplici. Il dorso presenta il logo dell'azienda. Questo è uno sportellino che con estrema facilità può essere aperto per inserire nel relativo vano la batteria che troviamo inclusa nel bundle. Troviamo anche l'alloggiamento per il ricevitore USB nel caso dovessimo trasportare il mouse a qualche LAN party o magari da qualche amico per giocare. Troviamo un singolo tasto per lo switch on the fly dei DPI. Sono presenti tre profili DPI di default. Troviamo due classici tasti principali dotati di switch Omron. Come possiamo osservare, sono due tasti con una struttura completamente separata. A seguire troviamo una rotellina di tipo cliccabile e questa rotellina ci permetterà di switchare tra la modalità Performance Mode e la modalità Power Saving Mode. La Performance Mode, ovviamente, come suggerisce il nome, darà pieno potenziale a questo mouse per quanto riguarda il polling rate, quindi il massimo di 1000 Hz, ovviamente ritardi entro un millisecondo e massime prestazioni in gioco. Attivando la modalità Power Saving, switchando quindi alla modalità diciamo, relativa all'autonomia, ci sarà un decremento per quanto riguarda il polling rate, quindi sarà fissa a 125 Hz e anche a livello di caratteristiche di connessione, di connettività, avremo prestazioni diciamo, leggermente inferiori a tutto beneficio e vantaggio dell'autonomia stessa del mouse. Per fare lo switch tra le due modalità ci basterà posizionare questo pulsante posto nel lato inferiore in posizione centrale, quindi il mouse deve essere spento, premere il tasto dello scroll, quindi dalla rotellina, passare alla modalità ad esempio wireless e se il LED lampeggerà di viola siamo in performance mode, se lampeggerà di colore giallo saremo in power saving mode.
Quindi questo singolo tasto dotato di illuminazione RGB ci permette anche di capire in quale modalità siamo, lo stato della batteria, quindi se passiamo da uno stato di colore verde, quindi al massimo della carica, uno giallo che sta per terminare la batteria, uno rosso che si sta per scaricare la batteria, quindi siamo al di sotto del 10% di autonomia di carica. Portandoci nel lato frontale del mouse possiamo osservare il design di questo mouse. Nel lato sinistro troviamo una superficie texturizzata, quindi abbiamo sicuramente un grip migliore per il mouse che grazie alle dimensioni ultra compatte ci permetterà di sfruttare una presa o comunque di prediligere una presa fingertip o claw grip. Troviamo due classici tasti laterali con una superficie lucida, come possiamo osservare, buon feedback di entrambi i tasti, anche per quanto riguarda quelli principali, quello della rotellina. Spostandoci invece nel lato di destra troviamo la solita superficie texturizzata, però non abbiamo alcun tasto. È un mouse dalla forma simmetrica, molto compatto per le dimensioni ed ha un peso con inserita la batteria di 96 grammi. Ovviamente al giorno d'oggi molti tendono ad utilizzare mouse ultraleggeri, quindi 96 grammi risulteranno per alcuni pesante, per altri potrebbe risultare anche un mouse dal peso giusto. Spostandoci nel lato inferiore possiamo trovare i due MOSFET in PTFE, quindi Teflon, sia nella parte superiore sia in quella inferiore. Quello inferiore possiamo osservare leggermente più grande di quello superiore. Troviamo il sensore girato per quanto riguarda la lente, che è un PixArt, un sensore ottico PixArt PMW3325 da 10.000 dpi circa. E sotto troviamo il selettore con il relativo tasto per passare il mouse spento, a sinistra a modalità wireless e a destra a modalità Bluetooth. Con questo vi rimandiamo alla recensione scritta che trovate giù in descrizione. Vi consigliamo dunque di cliccare il link per accedere alla recensione, dove troverete immagini dettagliate del mouse, nostre considerazioni, i nostri test e tutto ciò che riguarda questo nuovo mouse che su carta sembra essere molto interessante. Con questo è davvero tutto. Vi ricordiamo sempre di iscrivervi al nostro canale per non perdervi i prossimi unboxing o comunque i prossimi video che usciranno. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.